Benvenuti ragazzi alla decima puntata di Smoice Plays Stellaris. La situazione è un tantinello esplosiva. Noi siamo questo blob arancione qua. Siamo circondati da Later Galactic Union, spiritualisti, Allied Clickstack Communities, spiritualisti, Allied Chaskeran Nations, spiritualisti, Fire Star Union, spiritualisti, State of the Ixa, spiritualisti, che noi siamo materialisti ovviamente, quindi è l'esatto opposto. Ci sono due nazioni molto potenti che potrebbero essere neutrali nei nostri confronti, Grokhnap Loran Administration e la Confederated Horasian Planet States, che sono però federati con alcuni dei nostri rivali, per esempio con la Latergathic Union o almeno un Non-Aggression Pact o un Defense Pact e così via. Gli unici due che potrebbero darci una mano sono i Kynor Stellan Union e l'United Eteran Autocracy che abbiamo appena scoperto, quindi punterò a tentare di fare una federazione con loro, anche se sono probabilmente più inutili di un deretano sul gomito, quindi zero. Oltretutto, cosa di cui non mi ero accorto l'ultima volta, l'Allied Clickstack Communities non solo ha fondato un pianeta all'interno del nostro spazio vitale, ma ne ha messo un altro qua, e quindi ho mandato la nostra construction ship a piazzare una station, come cavolo si chiama? Frontier Outpost, Mintaka, in modo da prendere questo gruppo di pianeti qua e mantenere la Leyland nostra, completamente sotto il nostro controllo, sperando poi di trovare un altro pianeta o un altro sistema buono fra questi, in modo da colonizzarlo per fare l'ultimo pianeta. Detto questo, stavo ragionando di fare ad Amanita, o in realtà da qualsiasi altra parte, visto che come cruiser siamo messi abbastanza bene, colonization ship preventiva. Allora, qua li mettiamo? Allora, direi di mettere decisamente individualisti xenophile materialisti, che sono della brava gente. Togliamo dalla pausa. Quindi continuiamo con i nostri armamenti. Construction complete. Oh, abbiamo scambiato la Star Charts. Niente di che in realtà. Comunque li tengo d'occhio. Davvero tentare di fare una federazione anche se debole, il più vicino possibile a quelli che sono i nostri interessi. Vediamo cosa possiamo fare. Un giro dei pianeti. Direi che Amanita Rules è arrivato all'apice. Ora bisognerà solo aggiornare. Oltretutto ha un surplus di 1, quindi siamo veramente al giusto. Sfinferli ha parecchio cibo ancora, ha parecchio spazio. Abbiamo anche degli spazi che non possono essere ancora liberati da montagne, eccetera. Però gli spazi liberi con dei bonus sono già utilizzati. Amanite è arrivata praticamente al massimo. Direi che è il momento di costruire un po' di roba, però. Science Lab, Power Plant, Mining Network, anche se perdiamo un po' di cibo, non è così grave. Ne abbiamo ancora due. E utilizzerei magari questo che è libero, appunto, per mettere un 2 di cibo, giusto per sicurezza. Ugaral Axis, datemi un secondo. Ugaral Axis? Chi sono gli Ugaral Axis? Ma veramente gli Clickstack sono terribili. Gli Ugaral Axis? Ah, è il nome della federazione, pardon, stupido io. Quindi con gli Allied Chaskeran e loro cosa? Continuano ad allearsi fra di loro, è qualcosa di devastante. Iniziamo ad aumentare gli armamenti allora. Come minerali siamo messi ancora bene.
Però quasi quasi, visto che siamo così pieni di energia, io andrei verso i minerali. Perché così spenderemo più energia per mantenerli, ma... questi sono federati con 6, cioè hanno una federazione di 6. E purtroppo ci sono dentro con... non ci sono dentro però... loro. Che hanno solo un difesa con l'Aether Galactic Union. Non credo che questo porti dentro l'intera federazione. Spero. Construction complete. Perché altrimenti si è messi male. Allora, qua possiamo aumentare scienza ed energia. Vediamo se possiamo costruire qualche altro edificio particolare. Per ora no. Qua sarà da scegliere, e sarà da scegliere secondo me energia. E poi vedremo. Per adesso va bene così. Anche se siamo in surplus, siamo arrivati al massimo, va bene comunque così. Perché in prospettiva l'energia sarà estremamente utile, se non fondamentale. Ok. United Midari Planet States. Interesting. Xenophile and Individualisti. Our citizens senza order regards. Dove siete? Qua. Quindi veramente lontano. Ma noi avevamo ricevuto, se non erro... Ah no, avevamo già fatti. Ok. Science Ship sta facendo il suo lavoro lì. Lei sta facendo il suo lavoro qua. Qua, oltretutto, secondo me non ce ne manca un pianeta. Hanno fatto semplicemente una frontier post. Io sto veramente pensando... Io sto veramente pensando di fare un break non aggression pact e iniziare ad andare verso di loro, in modo da prendermi Uldor, andarmi a prendere System Survey Complete. Qualcosa, vediamo. Aether Galactic Union di Ugral Axis. Mentre e ha mollato i precedenti. E Kinor Stellar Union non fa più parte di quello, anzi sono rivali adesso. Io andrei a denunciare come rivali loro. Sì, iniziamo a muovere le cose dal punto di vista diplomatico. Bisogna iniziare a farlo. E metterei come rivali. Non Empire, i Mari Empire. Think of learning existence, listening to a communication other Empire in contact with us. E sono xenofili e collettivisti. E gli rispondiamo cortesemente. E sono grossi. Sono qua. Se questi fossero stati materialisti sarebbe stato fantastico. Allora, vediamo. Direi che siamo messi abbastanza bene. Io volevo proprio vedere. Non siamo ancora lì. Foreign Defensive Pact purtroppo no, ed è dovuto alla Neutral Aptitude. E qua anche qui niente. Però volevo comunque provare a fare un research agreement. No, perché sono neutrali, quindi una Star Charts almeno. Proviamo
ad aprirci un po' di mappa. Research complete. New research. Complete. Vediamo. Naval capacity più 10%, considerando che ho tanti tanti materiali, potrebbe essere la via. Questa aumenta il cibo, non è assolutamente un problema, però aspettalo, for federation, bisogna saper fare una federazione. Killer Stellarino di Set to Ender Association State with Ugerland Axis, quindi proprio loro hanno chiuso tutto. La situazione era un po' più complessa. Sunship. Service system e poi direi di andare di qua. Facciamola così. Quasi terminata? No, non ancora. Su Amanita Rules possiamo fare ancora qualcosa. Vediamo quanti ne possiamo fare ancora. La Cruiser tiene 4. Qui in questo momento abbiamo 7 più 5, quindi abbiamo 12. Construction complete. Due risotta, tre. E faremo la terza risotta appena finisce. Costano 600, non sono esattamente piccole come navi. Aumentiamo magari un attimo la velocità. Research complete. Construction complete. New research. Un secondo. Plasma Thruster, Railgun da 3. La Cruiser Assembly Plan potrebbe essere utile, ma non più di tanto. Aumentiamo di produzione, aumentiamo di potenza. Aumenterei di Afterburners. This powerful thruster provides additional combat speed, but consumes a great deal of power. Andrei invece di velocità costante. Su Amanita Rules siamo quasi pronti a fare un'altra cruiser. System survey complete. Science ship under attack, evading hostile fleet. È morto? Sì. Che cosa c'era qua? È entrato dentro. Ah, è proprio uscito dove c'erano le amebe. Ah, niente, bisogna. Partiamo da Sfinferly, per esempio, una science ship. E bisogna ricostruire. Siamo riusciti almeno a fare il frontier post appena in tempo. E qua inizieremo poi a fare un po' di cose. Non sta andando benissimo questa partita, eh. Purtroppo siamo veramente circondati. E questi da dove vengono? Chi sono? Sono gli State of X, che sono i nostri rivali. No, non è vero. Anzi. Construction complete. Assign ship, assign leader, recruit. Anomaly Regen Speed, decisamente quello. Abbiamo un pivello adesso. Quindi evitiamo quello. E andiamo di qua. La construction ship. Mining station come prima cosa. Poi bisogna iniziare ad aumentare. Esatto. Il livello. Construction complete. Questo sì. Sua manita. Construction complete. Perfetto. Research complete. Allora, cosa mettiamo? L'Hyperdrive 2? Mi sembra una buona idea, però il Global Energy Management potrebbe essere a lungo termine migliore da ricercare ora.
siamo messi come cibo, male. Qua bisogna aumentare di cibo, assolutamente. Quindi togliamo il tie blocker qua, appena possibile. Togliamo anche questo. E poi ci costruiremo sopra qualcosa. Gli Alichaskaran Nation, gli Ugaralaxis hanno... Incoming transmission. Attenzione. Aliet Clickstax ci ha dichiarato come rivale. No, ha dichiarato gli Evandari Hierarchy. Foreign Defensive Pact. E poi... Ah, ecco. Agri. Ci avevano già mandato loro. Buono. Almeno abbiamo un Defensive Pact. Vediamo loro come sono messi. Per ora sempre meno 13. E invece loro più 29, ma comunque non vogliono la distanza incide e così via, l'attitudine neutrale, non vogliono entrare con noi in una federazione. Ok. Union vassalized. Allora, questi che sono nuovi sono dei nuovi vassalli dei cuoricioni qua, degli orsetti del cuore. Il governatore ha aumentato di livello. Ok. United Eteran Autocracy ha smesso di garantire Kinor. Questo non è buono. Ah. Pure divisi andiamo, cioè veramente un branco di idioti. Ok. Construction complete. Arriviamo alla nostra flotta al massimo. Sarà sufficiente? Secondo me no. Research outpost. Research outpost anche qua. Service system. Purtroppo stiamo beccando tutti i mondi, oltretutto che non possiamo colonizzare. Mi sta venendo veramente il dubbio di andare a fare questo mondo, ma questo mondo è terribile, cioè veramente non c'è un cazzo. Questo era perfetto. 14, un po' più ricco dell'altro, ma soprattutto una posizione fantastica. Direi che è venuto il momento di attaccare. Equivalente, ma non ha nessuno. Ok, utilizzerei quest'ultima parte per fare gli ultimi preparativi prima di attaccare. Allora, vediamo. Facciamo uno spaceport upgrade, giusto per sicurezza. Poi la nostra flotta. Andiamo a vedere se abbiamo gli ultimi design. Possiamo aumentarli. Decisamente. Vediamo se c'è ancora qualcosa. Parla di aver già aumentato tutto, però a quanto pare no. Così non è successo. Bisogna mettere... Esatto, bisogna mettere un po' più di qua. Ah, perché era... No, esatto. Bah. Si vede che mi ero sbagliato, ero convinto di aver già fatto tutto quanto. Qua siamo a meno 5, quindi dobbiamo aumentare la potenza. Bilanciata, perfetta. Di più non c'è. Poi andiamo alla trifuratrice. Qua abbiamo già fatto tutto.
fatto. Manca appunto di aumentare l'armatura 2 e questo qua. Che significa che possiamo mettere questo qui e gli scudi. Però non abbiamo bisogno di mettere quello. Possiamo mettere questo, per esempio. Trifolatrice. Si è fatto la smazzolatrice. Questo è già fatto, quindi bisogna aumentare solamente quello. Aumentiamo l'armatura e c'è da mettere questo qua. Sì. Volendo posso metterci anche un deflection. Sì, aumento il deflection. Poi andiamo per la cruiser, la risottata. Mettiamo per ora tutto, ma per l'appunto andrei così, quasi quasi, anzi, dovrebbe bastare questo. Esatto. Questo è tutto il massimo. Perfetto. Quindi, prima cosa da fare è upgradare la flotta. System survey complete. Perfetto. Construction complete. Siamo quasi pronti. Oh, abbiamo l'esercito. Possiamo fare una federazione, questo è molto buono. Potremmo riaumentare, sì, decisamente. Monthly influence sembra essere una buona cosa, perché adesso siamo solo due. E fra poco dovremo cambiare la maggior parte dei nostri governatori e altri tipi di leader, sicuramente. Ships upgraded. Perfetto. Siete ancora da soli? Siete ancora da soli. Guardiamo se vogliamo fare una federazione. Per ora no. Guardiamo se loro vogliono fare una federazione. Per ora no. Anche loro non sono ancora interessati, quindi siamo veramente di nuovo da soli. Però a questo punto farei la dichiarazione di guerra. Non si può, perché siamo... Ah, siamo in truce. Ah, 22-11. 63. Ne abbiamo di anni, giusto perché abbiamo rotto il patto di non aggressione. Troppo presto. Niente, continueremo la corsa agli armamenti, ma abbiamo un nuovo obiettivo. Tenterò di prendere o distruggere i frontier post loro, in modo da indebolirli, e magari punterò ad andare a prendere qualche sistema, se così sarà. Forse Uldar. Com'è Uldar? Guardiamo a vederlo. È un pianeta valido? È un pianeta valido alla Betanstone, per esempio. Potrebbe non essere una cattiva idea. Vedremo. Vi auguro una buona giornata e vedremo la prossima volta un po' di guerra, finalmente. Ciao a tutti!